grazie davvero per questo bel pomeriggio, grazie a Mario Morcellini che ci ha ospitato nella prestigiosa sede dell'Agicom e ovviamente al commissario Lucida e a tutti i rappresentanti dell'autorità, ho visto che anche il segretario generale è entrato e uscito più poco in questa sala, grazie a Valeria Falce perché è poi un po' l'ideatrice che ha disegnato questo nostro incontro. Io mi limito a alcune battute conclusive che non vogliono e non possono entrare nel merito delle vostre relazioni, che sono legate forse a una prospettiva di fondo che meriterebbe di essere approfondita. Di che identità stiamo parlando con riferimento ai cittadini del web? E non parlo dell'identità digitale, parlo dell'identità etica, morale, culturale, l'ethos di un popolo. Noi eravamo abituati, Giuseppe Finocchiaro ce l'ha ricordato in maniera molto precisa, quando ha detto ci sono alcune cose in cui si può dare il consenso, se non lo si dà si controllano, si fermano, altre cose che comunque sono talmente sensibili che sono anche indisponibili. Noi avevamo queste categorie, l'onore, la reputazione, il decoro, che non teneva il consenso davanti a queste categorie. L'autodeterminazione online non avrebbe potuto mettere in circolazione il decoro, l'onore o la reputazione, perché erano i cosiddetti diritti indisponibili, quelle categorie che facevano dire a un giurista del secolo scorso, segnatamente Santoro Passarelli, non esistono i diritti della personalità, ci sono le persone, ci sono le cose. Il diritto della personalità già è una iniziale mercificazione dell'essenza dell'essere umano. Quando va a scivolare nel diritto che significa che ha un suo oggetto, la persona invece è soggetto, significa che costruendo questa categoria stiamo costruendo inesorabilmente alcuni elementi personalissimi che sono destinati a circolare, a transitare nel mondo, a essere messi in circolazione. E infatti i diritti della personalità poi piano piano hanno assunto sempre di più un valore economico, un valore diciamo legato alla merce. Allora questa direi che è un po' la domanda di fondo della rete. Esiste ancora un sostrato intangibile dei cittadini della rete che non consente in alcun modo che ci possa essere la mediazione di uno strumento nella fase circolatoria? E quindi appartiene solo a se stessi? Forse non esiste più. Le nuove generazioni interpretano la propria reputazione con riferimento alla percezione altrui di quell'immagine che si è costruita attraverso il web, anche se molto lontana e distante dalla realtà del proprio essere. Cioè c'è una sovrapposizione tra quello che io appaio essere nei confronti degli altri e quello che effettivamente sono, e spesso si preferisce ciò che si appare rispetto a ciò che si è. Noi stessi quando andiamo in maniera forse così anche con un amor proprio a digitare su Google il proprio nome, il proprio cognome, fa sì che si trovino solo cose lusinghiere nei propri confronti, sapendo naturalmente che abbiamo tanti difetti e il nostro essere probabilmente è meno bello di quello che appare. E quando invece va a toccare qualche cosa che intacca la nostra reputazione, ecco che immediatamente reagiamo, a prescindere che sia veramente un documento di quello che siamo, ma un documento dell'apparenza che noi siamo. E allora forse è cambiata proprio la logica dell'onore, la reputazione e il decoro. C'è la proiezione dell'immagine che è diversa da quello che poi effettivamente si è. O forse no, o forse no, o forse è vero che esistono ed esisteranno tutti e due gli scenari, perché ciascuno di noi ha amici che hanno un'ostilità nei confronti delle nuove tecnologie, che non usano WhatsApp, che non vogliono usare WhatsApp perché ritengono che in questo modo lasciano delle tracce, che è difficilissimo però comunicare con loro,
perché le email ovviamente sono un mezzo di comunicazione più arcaico rispetto a WhatsApp, eppure c'è quel tipo di scelta. E allora, davanti a questo scenario, forse occorrerebbe un po' ridefinire in modo anche alto su qual è l'identità del cittadino del terzo millennio, se è l'identità cui siamo stati abituati nel millennio scorso, se forse è qualche cosa di più artificioso. Ma se è così, allora diventa contendibile. Allora accettiamo che si sia sradicata dalla nostra essenza e dobbiamo accettare le regole del gioco. Dobbiamo accettare che questa identità non sia costruita da ciò che effettivamente noi siamo, ma da quella trasposizione tecnologica che viaggia, che è cangiante, e allora si entra in quell'altra sfera che Giuseppe diceva, la sfera cosiddetta consumeristica, che certo che bisogna avere una tutela anche con riferimento alla sfera consumeristica, ma una tutela debole rispetto alla tutela forte, potremmo dire reale, tipica dei diritti della persona. È una tutela che ha una matrice obbligatoria, risarcitoria, legata a questo punto a un valore economico. E tutto sommato forse è quello che noi andiamo cercando quando sappiamo che qualcuno lucra dei nostri elementi personali. C'è, come potremmo dire, una sorta di invidia sociale, che qualcuno è riuscito a fare degli affari su elementi che in qualche modo sentiamo che ci appartengano, ma ci appartengono come elementi appunto consumeristici, economici, non come elementi legati a quel decoro, reputazione che erano un po' l'archetipo su cui si costruiva l'essenza della persona nel secolo scorso. E allora a questo punto l'antidoto è giusto, come dice Antonio Nicita, ragioniamo in termini di mercato, ragioniamo in termini di concorrenza, di competizione, di infrastrutture, di essential utilities, di facilities, cioè sono tutti strumenti che il nuovo entrante concorrente deve trovare degli strumenti per poterli abbattere, perché altrimenti viene tagliato fuori. Ultimo secondo aspetto, che forse è stato un po' trascurato dal nostro convegno, ed è un motivo forse anche per farne un altro. C'è un dopo con riferimento alla rielaborazione dei dati, e cioè, già l'abbiamo detto in altre occasioni, questi dati su cui si fanno le analisi sui nostri comportamenti appartengono sempre, sempre al nostro passato. Può essere anche un passato recente, un passato fatto di pochi attimi precedenti, ma è sempre passato, non è mai futuro. Eppure questi dati che appartengono al passato servono per predire il nostro futuro comportamento. Qui c'è un passaggio delicatissimo che coinvolge anche i temi della democrazia in qualche modo, e cioè che noi veniamo instradati in delle offerte, scelte, percorsi, itinerari che non sono quello che liberamente avremmo determinato davanti a un futuro come pagina bianca tutta da scrivere, ma una pagina che è già stata scritta da quell'algoritmo e quindi inevitabilmente ci instrada su un solco che però appartiene al nostro passato, come se non ci fosse più possibilità di riscatto rispetto a quel passato, perché siamo necessariamente condizionati un po' per la necessità di avere una risposta subito, un po' perché poi il tempo comunque vale e quindi a un certo punto ci accontentiamo di quello che ci offre in questo caso l'operatore che fa la sua indagine di mercato, non con qualche cosa che noi siamo liberamente preposti a scegliere, ma con qualche cosa che in passato abbiamo scelto. Allora questo è un elemento interessante, perché significa che invece dovremmo ragionare parallelamente anche su come eliminare questi cordoli, queste cinghie che appartengono a qualche cosa che ci condiziona, che finiamo necessariamente per essere condizionati. Non significa che non si ha più libertà, che faremo sempre l'idea degli automi, l'intelligenza artificiale, a questo punto la reazione delle blockchain che si chiudono in comunità. Significa semplicemente che abbiamo forse un po' meno di libertà di quella che riteniamo, pensiamo di avere. Allora questa riflessione apre lo scenario anche del diritto, di come il diritto debba riconsiderare a questo punto anche l'utilizzo che si fa di questi dati da parte degli algoritmi, degli operatori commerciali, perché quell'utilizzo probabilmente deve essere immediatamente segnalato anche in capo all'utente come un utilizzo parziale,
che riguarda scelte che sono state già fatte e si pensa potranno essere riprodotte, perché poi chi studia la statistica sa che invece ci sono tutta una serie di elementi indipendenti e variabili che fanno cambiare i panieri Istat a un certo punto, ma li fanno cambiare proprio perché i panieri vedono avanti, non vedono indietro. Allora questo è l'altro elemento che mi permetto di segnalare in questo convegno, perché il giurista, il regolatore, il legislatore deve prenderne atto, non tanto per la paura appunto di essere condizionati nelle nostre scelte, ma perché è un'esigenza intrinseca di libertà e che tutto sommato è un passaggio che potrebbe portare ad innovare anche l'industria e anche il commercio, perché soltanto in quella direzione allora il concorrente entrante potrebbe avere l'intuizione di andare a proporre qualche cosa che non è stato ancora testato, che non c'è ancora dietro una piccola biografia consumeristica di colui che va a fare l'acquisto. E però quello spazio di libertà bisogna lasciarlo. Come? Non lo so, lo segnalo. Però è un altro esercizio che forse in un futuro convegno potremo provare a fare assieme. Grazie ancora.